Oggi è tempo, brutto tempo, ma il mio libro è uscito lo stesso. Il Padrino parte prima, così non trova traffico. È una storia, un comic thriller, ecco, in un'America delle elezioni, un'America del candidato di colore, non sveliamo ai lettori di quale colore fosse, un ispettore americano si innamora di una bella napoletana e sono soldati dalla CIA per sventare un attentato a questo candidato di colore. Quindi fra mille avventure ci sono le solite discrasie, le solite incomprensioni fra americani e italiani. Un comic thriller, ecco, proprio molto da ridere, molto simpatico. Sì, in pratica scrivo da 3 anni e per 2 volte ho avuto la fortuna di vincere questo ambito premio che, diciamo, a livello comico è molto, molto importante come scrittura, e ho partecipato anche quest'anno, ma incrociamo le dita, va. Sì, è il mio primo libro in assoluto, pubblicato con la 100 autori, che è questa casa editrice partenopea, campana, con tutti i scrittori, giornalisti campani che portano avanti un discorso culturale, non ovviamente tutti in ambito umoristico. C'è del noir, c'è del thriller, c'è anche degli scrittori in ambito sociale che portano avanti comunque un discorso di scrittura molto molto importante per la nostra regione. Ma forse proprio, ricordo nell'espressione di nonsense, forse un po' proprio l'Achille Campanile che, diciamo, è stato un po' un maestro per noi, anche perché io ho frequentato appunto anche il laboratorio Campanile, laboratorio di scrittura, ma è una passione appunto di 3 anni fa, coltivata 3 anni, insomma, pare che sta andando bene. Sì, più che altro un consiglio ai lettori, ecco, se trovate qualcosa nell'indice, smettetela di scaccolarvi, perché non è bello.